Monday Bots. Non ho capito bene. La porta! Con meno 18 gradi. Guardali, guardali, come sono ridotti. No, dai, no. No, no, l'anima, l'anima! Mi fotte l'anima! Volevo far notare al mondo che danno ancora i Muppets. Sono i pupazzi da legno. Belli programmi per bambini, olandesi. E beh, Daniele sono quelli per bambini. A recepire gli altri diventa difficile. Mamma guardalo, non mi inquadrare che puoi spaccare la videocamera. Io non ti do l'autorizzazione. Appunto, io me ne fotto dell'autorizzazione. No, te denuncio, non paghi pure. No, no. Ah, sulla legge della droga. Paghi il viaggio nella Finlandia. Soprattutto mandarli su YouTube. Hai voglia. No, no, quando siamo partiti i ragazzi hanno accettato. Avete firmato, non sapete, avete firmato i diritti. Il Cartex c'è il rinoceronte lanoso, il quadro è il rinoceronte lanoso. Sì. Che tipico. Fai vedere, siamo venuti 1000 chilometri per vedere. Sì, in realtà la civetta delle nevi l'hanno liberata. Facciamo così, aspetta. Ragazzi, zoomiamo. Vuoi non sapere? Zoomiamo. Eccola, eccola, questa è una foto originale, fatta Alf. È made in Taiwan sta civetta. Aspetta, aspetta che prendo la scritta, per non va bene. Guarda che primo piano che ha fatto Alf. C'è anche il sito. Cosa vuoi dire a Giovanni, Alf? E cosa gli dico? Guarda tu lo gabbiano. Guarda un gabbiano, guarda. Noi facciamo primo piano sull'occhio. Guarda che gli venga un bel po' di invidia. Rosica, rosica. Scrivi a Giacomo. Il gabbiano di strada. Ecco, c'è il sonno. A un metro. Veramente, non un metro, non misuriamo esattamente. Guarda quanto sarà, 5 metri. Boia Faust, Maddo, dai, dai. Ebbene,
se voi non conoscete Roberto Stellino, io non la farò mai più. Penso che sia reciproco. Roberto Stellino in questo viaggio stiamo divertendo. Ha tirato fuori la sua parte. Dunque, Dario, Dario aveva promesso che avremmo visto migliaia, mille mila. Qua ci sono un casino di volte grigie. Guarda, ce n'è una una morta, una freddo. Vabbè, non c'è per me. La grande guida naturalistica, Dario, che promette cose impossibili. Ovviamente se aveva promesso anche stormi di chiurostelli, fai un po' tu. E anche dei dodo. Adesso parliamo di cosa serve. Dobbiamo, mi sembra che c'è un attracco sul mare. Un attracco per la macchina. Dario, sei un supereroe. Chiudiamo la macchina. Altro pure filmato. Ciao ragazzi, allora a questo punto noi si va a cercare il monetino. Un uccello che si riproduce sulle coste della Scandinavia settentrionale. Benissimo, e quando non sono completamente ghiacciati. Con tutta la fronda bianda solo. Vediamo che cos'è. Non sarà una selvatica stupida. C'è un'opera che abbiamo tratta. Stanno trombati. Che è questa cazzo di questa? Guarda! Madonna, cos'è? Cos'è? È il capocchione pugliese. È il capocchione pugliese, l'abominevole uomo delle murge. Madonna! Guarda che questo lo mandiamo. Come si chiama quel programma delle balle? Voyager! Guarda il capocchione delle murge! Madonna! Vai. Ragazzi, che emozione! Guarda come cammina! E come vestito! Che cosa di specie è? Madonna! Che vestito in monta è, guarda dall'altro pianeta! È elusivo! Guarda, elusivo! Proprio si nasconde fra le fronde degli alberi! Guarda! L'espressione un po' aliena! Guarda! Ma poi sembra avere degli attrezzi che si sarà sicuramente fabbricato con le sue mani! Non incorro.